Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Mountain Blade 2 Bannerlord. Allora ragazzi, è un sacco di tempo che mi chiedete una nuova stagione su questo bellissimo titolo e direi che è arrivato il momento di farla, visto che tra l'altro ci sono stati anche una marea di aggiornamenti, quindi ce li vedremo insieme. Non ho mod al momento perché il problema delle mod di Bannerlord è sempre la compatibilità con i nuovi aggiornamenti, quindi per evitare poi casini come già avuto in passato che mi si corrompono i salvataggi del gioco, l'unica mod che ho è appunto la traduzione in italiano. Quindi fatto questo, direi di farci una nuova campagna e ci vediamo anche il filmatino iniziale. Alcune cose, se non erro, alcune mod le dovrebbero aver aggiunte di default, non ricordo adesso nello specifico quali, perché come detto è una vita che non gioco più a Bannerlord, però direi che è arrivato il momento di rivedere Shalar in azione. Ci vediamo anche il filmatino. The Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering, but also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old. Eccolo qua, questo era il filmatino iniziale. Io non me lo ricordavo, sinceramente, me l'ho lasciato gustare, me lo sono gustato anch'io perché non me lo ricordavo minimamente. Non so se l'hanno ampliato o meno, se era già così prima, sinceramente non me lo ricordo. Allora dobbiamo scegliere la cultura del nostro personaggio. Abbiamo la Vlandiana, la Sturgiana, l'Impero, gli Aserai, Kuzaita e Battagnana. Allora, la Sturgiana sono quelli del nord, insomma, quindi io quasi quasi farei la Sturgiana. A me piacciono un sacco i popoli del nord, io quasi quasi farei questo. Dai, facciamo uno Shalar Sturgiano, dai. Va bene, dai, così questa barba in Shalar mi piace, che lo rende un po' più macio, un po' più sofferente da tutte le battaglie passate, quindi va bene così, assolutamente. Oddio, madonna che brutti, veramente bruttissimi. Allora, qua dobbiamo scegliere le varie cose, quindi sei nato in una famiglia di va bene cacciatori, così abbiamo qualcosina in più sull'arco, sull'astuzia, che assolutamente va bene, anche un po' sul vigore, va bene. Questo è Shalar bambino, maronna che brutto, sembra il ciccio bello. Allora, da bambino spiccavi per le tue abilità di comando, i tuoi muscoli, la tua attenzione per i dettagli, i numeri, il tuo modo di reazionare, la tua abilità con i cavalli. Allora, direi che teniamo le abilità di comando, assolutamente sì. Come tutti i bambini del villaggio hai aiutato nei campi, inoltre hai radunato le pecore. Cosa ci dà? Ah, il controllo, ok. Lavorato nella forgia.
Riparato progetti, raccolto erbe, cacciato a piccola, venduto prodotti. No, io direi cacciare la piccola selvaggina, dai, così abbiamo ancora un po' di più sull'arco. Essendo un giovane cresciuto in Calradia, la guerra non era mai troppo lontana. Tu sei stato addestrato con la guardia del focolare, stavi di guardia con le guarnigioni, cavalcavi con gli esploratori, sei stato addestrato con la fanteria. Agli schermagliatori, no, allora io farei questo: farei assolutamente la fanteria. Così abbiamo qualcosina in più sul vigore, sulle varie armi a una mano, a due mani e sull'arma, diciamo quella grossa. Direi assolutamente di tenerla così. Perfetto. Prima di partire per una vita di avventure, il tuo più grande risultato è stato sconfiggere un nemico in battaglia. Sì, no, allora teniamo questa: teniamo trattare bene le persone perché ci dà anche un punto in più sull'intelligenza. Comunque sul sociale, e va benissimo così, almeno siamo un attimino più equilibrati. Perfetto, perfetto. Scegli la tua storia. Allora, io quasi quasi farei questo che abbiamo sottomesso un predone. Sì, perché così almeno aumentiamo un po' il vigore, che io sto comunque sulle armi principalmente a due mani. Il nostro Shalar deve stare sulle armi a due mani. Perfetto. Allora, inserisci il tuo nome, ovviamente Shalar, non può essere differente il nostro nome. Perfetto, avanti e siamo pronti, ragazzi, a iniziare la nostra partita. Sì, allora non abbiamo tempo da perdere. No, il tutorial non mi serve, non me ne frega niente. Sì, il tempo essenziale salta il tutorial, assolutamente sì. Dividiamoci, cerchiamo i piccoletti separatamente. Perfetto, qua è quando ci dividiamo da nostro fratello. Vabbè, teniamo la famiglia dei barbari, non so come chiamarla, quindi va bene così. Sì, va bene, barbari. Fai una passeggiata fra le terre, recluta truppe. Allora, vediamo se riusciamo a reclutare. No, assolutamente nessuno. Perfetto. Ah, ho capito. L'icona mi dice, mi sa che cosa allevano principalmente all'interno. No, i banditi. Ma non posso, fermo lì, questa è una rapina. Ma sono in 5. Ma noi siamo Shalar, ma chi se ne frega? Questi li massacro tutti. Andiamo, andiamo, vai, Shalar, che sei tutti noi. Questi sono quelli che lanciano le patate. Bello lì, 70 di danni inflitti il nostro Shalar, porca miseria. Sì, ma toglimi sto tutorial davanti alla faccia. Aia, aia questi. Bella lì, 60 di danno. Questa la vedo difficile. Il nostro Shalar mi sa che parte con una brutta batosta. Che cacchio. Qua mi hanno pigliato pieno. Il nostro Shalar è già mezzo morto. Niente, sono già mezzo morto. E dai però. Che cacchio. Mi hanno segato malissimo. Ok, mi hanno segato malissimo, ho perso la battaglia. Vabbè, ho capito, erano in 5. Sono da solo, due li avevo praticamente morti. Però va bene, sconfitta. Vabbè, ci hanno massacrato male. Devo dire che Shalar le ha prese già alla prima battaglia, è ripartito malissimo. Allora, recluta troop, ovviamente qua abbiamo detto che non c'è nessuno. Proviamo ad attendere per qualche tempo, vediamo un po' se. Ok, usciamo. Lascia, aspetta, perché io devo assolutamente trovare. Aspetta, aspetta, che c'è un nobile. Vado da lui, aspetta che parlo subito con lui. Cos'è la follia di Nerez? Glielo chiediamo. Ok, così almeno iniziamo a farne uno. Perfetto, così uno l'abbiamo fatto. Perfetto. Chiediamogli anche della battaglia di Pendreik, credo. Ok, dobbiamo parlare con Lucon. Va bene. Avete qualche problema? No, non ha offerte. Non ho truppe più che altro. Direi basta, ce ne andiamo perché non possiamo fare nient'altro. Ora, se i banditi mi lasciano stare, io vorrei riuscire a reclutare qualche truppa. Uno, capirai. Va bene, fatto, ok. Allora, qua abbiamo anche questo, Metrios, che ha una missione. Oh, finalmente abbiamo qualche truppa da reclutare. Perfetto, però non ho cibo. È vero che qua dobbiamo anche giustamente comprare il cibo per le nostre truppe. Io direi di comprare un po' di grano. Facciamo così, capacità superata. E basta, direi che va bene così. Paghiamo 143. Sentito che potreste aver bisogno di aiuto. Alcune famiglie di questi villaggi hanno bisogno di racimolare un po' di soldi. Ok, hanno messo insieme una mandria di 12 pecore da vendere a Saneopa. Ok, con tutto il banditi. Sì, vabbè, ci sono una marea di banditi. Ok, dobbiamo scortare, diciamo, le mucche. Ciao, le mucche, le pecore. Cioè, abbiamo il 60% di salute. Però, piano piano, stiamo andando
a compiere questa missione, così almeno ci paga 400, che schifo non ci fa. Eccoci qua arrivati a Saneop, vabbè, non abbiamo avuto difficoltà, per fortuna. Va bene, gliel'abbiamo dato. Portato 12 capi di pecora. Ok, terrò quella mandria per me stesso. No, diciamo che glielo diamo assolutamente. Devo guardare se magari non mi è rimasta qualche mod che rompe le balle, perché mi viene sto dubbio, perché mi sembra strano che laghi così tanto, eh? Sembra veramente strano. Vabbè, dai, attacchiamo sti 6 razziatori. Non mi interessa brigante, arrendetevi o morite. Ok. Io non ho recuperato al massimo la salute, però dovrebbe comunque bastarmi per attaccare sti tizi. Aia. Bella lì. Ok. Danni li abbiamo fatti, va che arrivano i miei dietro. Arrivano i miei e adesso non fate i furbi. Sì, però togliti Shalar, che è, scusami, piglia la spada. No, 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 dove andate? No, mancato, liscio, preso. Dove vai? No, 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 non vi lascio scappare. Bella lì, vai Shalar. No, mancato, liscio. Liscio. Tantissimo ancora liscio. Vediamo se li piglio con la lancia, che è un po' più lunga. Vediamo se riesco a pigliarli, questi tizi che vogliono fuggire, ma non fuggiranno dall'ira di Shalar, che si deve vendicare di quelli di prima. Sì, vabbè, così andiamo i due all'ora, però, ragazzi. Sì, ma io c'ho il cavallo, dovrei andare un po' di più di questi qua a piedi. Tiro ancora meno, vabbè. Ok, uno è morto. Vediamo se riusciamo a uccidere anche quell'altro. Così almeno vediamo di level upare un attimo. Non mi laggare adesso. Ma perché lagga così tanto? Aia. Aia. Ti sto punzecchiando, però. Oh, che cacchio, ci deve anche morire, porca miseria. Perfetto. Uccisi tutti. Dai, la mia fame è cresciuta di 1 e il morale è salito di 1. Ottimo, ottimo. Va bene ragazzi, io per intanto però direi che per questo primo gameplay di questa nuova serie dedicata appunto a Bannerlord direi che posso concludere qua. Come detto, cercherò di capire perché mi lagga, ma credo che sia qualche problema di mod ancora installate vecchie. Farò un po' una pulizia dei file e dopodiché naturalmente proseguirà la nostra campagna su Bannerlord. Quindi mi raccomando, lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale. Se non siete iscritti, seguite anche sul mio canale di Twitch, lo trovate sotto in descrizione, per non perdere nessuna delle mie prossime live. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!